This call is now being recorded. Ok. Attivata. Ok. Seduta del 5 febbraio alle 10.39. Prego, dottoressa Robocchiaro, chiamiamo l'appello. Ermetta. Buongiorno, presente. Costantino. Costantino assente. Silvano. Presente. Galiotto. Presente. Gattuso. Buongiorno, presente. Fiore. Presente, buongiorno. Megna. Megna assente. Una. Puma presente, ha detto. Novalle. Sandovalli lo vedo collegato ma non risponde. Sandovalli presente, buongiorno, presente. Buongiorno. Cassini. Buongiorno a tutti, presente. Presidente, 8 presenti. Sì. 8 presenti, ok. Però io credo che qualcuno può fare la cucina Sì, mancano meglio e Costantino. Ok, constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori consiglieri Galiotto, Cusimano, Puma. Galiotto, Cusimano, Puma. E allora, prima di iniziare la seduta vi do una comunicazione. Nella giornata di ieri si è tenuta una videoconferenza finalizzata ad un avviso pubblico dall'assessore Zito alla cultura, avviso pubblico per la partecipazione gratuita a webinar formativi avente come tematica libro ovunque, che coinvolge le 8 biblioteche per le 8 circoscrizioni. È un progetto portato avanti dall'amministrazione comunale, che coinvolge le 8 circoscrizioni e che vede, diciamo, nel coinvolgimento delle 8 circoscrizioni l'attivazione di corsi di formazione così denominati webinar formativi, che inizieranno dal 22 febbraio 2021 e che avranno un numero massimo di partecipanti al corso di 100 persone. Di questi 50 posti sono riservati ai bibliotecari e a personale interno al sistema bibliotecario cittadino del Comune di Palermo e presso gli enti pubblici e organismi privati già aderenti a patto per la lettura. Quindi questi già hanno seguito un percorso già, diciamo, come dire, così denominato patto per la lettura. Altri 50 invece di partecipanti al corso saranno destinatari di questo, diciamo, tipo di attivazione di corso, chiunque ne faccia richiesta a seguente al presente avviso, previa adesione sempre al cosiddetto patto per la lettura. Le richieste vanno inoltrate entro e non io sono presente. Costantino presente? Se attestiamo la presenza del vicepresidente, 10.43. Quindi queste iscrizioni dovranno essere inviate entro la notte 15 febbraio all'indirizzo info@libroovunque.it, ma per maggiore, diciamo, come dire, vostra conoscenza vi giro l'email a tutti i consiglieri in modo tale che potete vedere come è articolato. C'è una stima di costi, c'è una volontà esplicita di coinvolgere, ecco, nelle 8 circoscrizioni, la nostra circoscrizione, che poi quella che dispone di biblioteca, è via Spata, qui a Pallavicino, quindi col personale addetto e questi 50 aspiranti, diciamo, alla partecipazione dei corsi che verranno secondo le adesioni che faranno pervenire all'amministrazione. Obiettivo è quello di diciamo avvicinare nel percorso alla biblioteche
alle biblioteche delle 8 circoscrizioni, c'è sono dei costi inerenti alle spese proprio per l'acquisto di materiale bibliotecario, di supporti tecnologici, oltre a quelle delle, relative alle spese di formazione, consulenze e quant'altro. Quindi io vi giro tutto il capitolato in modo tale che ognuno di voi può prendere conoscenza e coscienza di questo tipo di progetto che l'amministrazione centrale sta portando avanti. Il tutto si concretizza poi, perché durerà 12 mesi se non vado errato, e si concretizza poi con un tipo di iniziative che avranno all'interno, diciamo, delle sedi diciamo, della circoscrizione, delle sedi, diciamo, attinenti e vicine al nostro territorio, l'espletamento, diciamo, di un evento finale. Le sedi stabilite proprio per mettere in atto, diciamo, poi quell'evento manifestazione finale sono Città dei Ragazzi, Palazzina Cinese, Villa Niscemi, quindi da Sferracavallo fino al Viale Strasburgo, con lo Zen, oggi San Filippo Neri, e Mondello. Ok, questo è quanto ritenevo opportuno comunicare. Presidente, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, colleghi. Ok, attestiamo la presenza. Attestiamo la presenza della dottoressa Megna, consigliera Megna, alle 10.45. Quindi questa è una comunicazione che mi sembrava doverosa dare al consiglio. Ok, per questo tipo di iniziativa. Non ho altre comunicazioni. Dottoressa, l'ho un po' chiaro, se non ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Presidente, posso chiedere la parola? Certo, consigliere Cusimano, ha facoltà di intervenire. Sì, buongiorno, sì, buongiorno a tutti. Non so se vedete, oggi ci troviamo qui al Cimitero del Rotoli, all'ingresso del Cimitero del Rotoli. A questo punto le volevo chiedere, Presidente, se ha ribadito l'invito al sindaco di partecipare alla seduta di consiglio. Visto che è l'unica persona che è responsabile del Cimitero del Rotoli. Scusate, non si sente nulla dell'intervento al consigliere Cusimano. No, io ho sentito l'intervento. Sì, Presidente. Io ho sentito, non so, Delfina, forse è un problema tu, entra ed esci, diciamo, dal collegamento. Presidente, non sento nulla, se può fare ripetere al consigliere, perché non ho sentito nulla. Allora, io ho sentito, però forse è un problema vostro. Prego, consigliere Cusimano, non hanno sentito, se può ripetere. Sì, Presidente. Oggi ci troviamo qui al cimitero del Rotoli. Le ribadisco la necessità di invitare il sindaco, visto che è l'unico responsabile del cimitero, considerato che è la delega. Scusate, probabilmente ci sarà qualcuno che ha... Presidente, scusate. Scusate, dovete chiudere. Gli audio perché non sento nulla. Convengo in quello che dice il consigliere Sandovalli. Chiudete l'audio. E chi ha l'audio aperto? Io ho sentito sia la prima che il secondo intervento. Presidente, un'altra cosa importante. Qual è il ruolo della circoscrizione relativamente a questo progetto webinar relativo alle biblioteche? Noi in sostanza cosa dobbiamo fare? Queste sono le mie domande, Presidente. E allora, rispondo alla prima domanda, anzi alla seconda per poi arrivare alla prima. È la conoscenza del progetto che di fatto l'amministrazione ha portato avanti come amministrazione centrale, okay, coinvolgendo le 8 circoscrizioni in un sistema di promulgazione, sicuramente, di conoscenza delle posizioni. Scusate, dovete chiudere l'audio perché c'è un ritorno.
chiunque abbia un audio aperto deve chiudere, ok, o così va bene, di un ritorno in termini di immagine per il territorio, di un'iniziativa che sicuramente ha uno scopo di culturale nella gestione di eventi culturali, che non vede coinvolta, diciamo, che vede coinvolta l'amministrazione, ma solo per quella, diciamo, come dire, linearità, trasparenza del progetto che si porta avanti e coinvolgimento dei soggetti che poi ne possono fare parte. A questo si aggiunge comunque che nell'ambito di un confronto, io ho puntualizzato che ieri non ho potuto partecipare, diciamo, all'evento, perché avevamo riaperto la sede dopo il problema Covid che c'è stato qui presso la nostra sede, quindi non ho potuto partecipare. Quindi da qui diciamo verranno intraprese una serie di iniziative. Era giusto che vi informassi di questo progetto per capire nelle performance e nelle evoluzioni quale sarà il ruolo determinante, se lo è, della circoscrizione. È bene informarvi del coinvolgimento e delle azioni che si svolgeranno all'interno del nostro territorio, da Città dei Ragazzi, la Palazzina Cinesi, così come vi dicevo, da altri ambiti territoriali. Questo è quello che per linee di massime vi è l'estrapolazione del progetto. In corso d'opera io invito anche nell'ambito dei presidenti delle commissioni, anche l'auspicio vale affinché, ecco, facciate pervenire, se questa è la volontà del Consiglio, le adesioni ai gruppi per la ricostituzione delle commissioni. Colgo quest'attimo proprio per sottolineare anche questo aspetto, perché è un'azione che i presidenti di commissione avrebbero potuto e devono, a mio parere, gestire anche in un confronto utile e proficuo con l'amministrazione stessa. Problema cimiteriale, ho ribadito ieri che avrei rivolto l'invito al sindaco. Oggi permettetemi di dire che ho reiterato gli inviti a Marino e al dottore Perniciaro per quanto riguarda le problematiche cimiteriali per la partecipata al Reset. L'ho reiterato questi inviti e ho reiterato pure l'invito al presidente dell'AMAP per tutte quelle problematiche inerenti la potabilità o i sistemi fognari che diciamo gravano in termini di servizi di rete fatiscenti, a volte precari, per affrontare queste tematiche, diciamo, all'interno del Consiglio. Quindi reiterare questi due inviti mi pone in essere una necessaria e indispensabile attesa per poi calendarizzare il confronto con il sindaco e il vice sindaco. Questo è quanto mi sento di esplicitare al Consiglio e ai consiglieri nella fattispecie. Ci sono altri interventi al riguardo? Presidente, mi scusi. Prego. Io non ho ben chiaro. L'amministrazione, l'assessore Zito organizza un evento e noi dobbiamo invitare le persone a partecipare all'evento? Cioè, il nostro ruolo si limita a questo? No, era per capire, non per altro. No, indubbiamente. C'è una conoscenza della progettualità che viene condotta su base, diciamo, alla base dall'amministrazione centrale, che viene promulgata nella conoscenza delle circoscrizioni, che vede le circoscrizioni coinvolte al fine della diffusione della conoscenza, della partecipazione. E quindi è quello che dico io, solo diffusione e conoscenza, non è che la circoscrizione è stata coinvolta in questa attività progettuale. Assolutamente no, questo io lo posso già ribadire, diciamo, sulla base di una, diciamo, preconfezionato che poi, insomma, è quello che è insito nel progetto stesso, che viene da parte dell'amministrazione centrale sottoposta al Consiglio per una conoscenza. Presidente, mi scusi, non ho sentito quello che ha detto il consigliere Cusimano, se gentilmente lo può ripetere, grazie. Però dovete chiudere, se no c'è un'interferenza, che qui c'è un ritorno maledetto. Consigliere Cusimano, se può ripetere. Consigliere Sandovali non ha ascoltato, non ha sentito. Non ha sentito, più che altro. Cusimano? Presidente, Cusimano, posso intervenire? Posso dire io, in sostanza, il consigliere Cusimano parlava e rilevava la marginalità
di un'azione territoriale che non ha visto coinvolti, che non ha visto coinvolto in primis la, la circoscrizione, ma questo accade già da tempo. Dico, se non per una conoscenza di un avviso pubblico che poi trova nella circoscrizione l'interlocutore al fine della promulgazione, del portare avanti un progetto che veda un'azione correlata con i consiglieri e finalizzata alla conoscenza, all'acquisizione di dati, alla promulgazione di, diciamo, di, della progettualità per un realizzando di un progetto che comunque attore principale è l'amministrazione centrale. Prego, prego consigliere Puma. Consigliere, sì, presidente. Sì, buongiorno a tutti, presidente. Come diciamo ieri avevo pronunciato, sono davanti, ci mettiamo dei rotoli perché non possiamo con il consigliere Armenta, con il consigliere Galeoso, con il consigliere Cittadino e consigliere Sandovati. Presidente, perché dobbiamo chiedere questa cosa di espletamento, diciamo, di svuotare questi diciamo campi improvvisati di sepolture così non proprio diciamo al passo coi tempi. Quindi abbiamo la necessità, caro presidente, le ribadisco, di invitare in aula il signor sindaco affinché si possa affrontare questa tematica e cercare di porre, perché noi ce l'abbiamo qualche soluzione perseguibile, di porre, diciamo, le basi per la risoluzione di questo problema che ormai è diventato una vergogna. Grazie. Grazie a lei, consigliere Puma. Se non ci sono... Sì, presidente. Consigliere Sandovalli, prego. Presidente, anche io mi trovo davanti al cimitero del Rotoli. E ripeto, è vergognoso assistere a questa ingiustizia che ancora oggi persiste. Il sindaco, abbiamo riferito tempo fa, che dovrebbe dare le dimissioni per questa vergogna che persiste al cimitero dei Rotoli. Quindi il mio dire è quello, che se il sindaco non ci riceve a noi, come abbiamo detto qualche giorno fa, noi saremo disposti a recarci al Palazzo delle Aquile o a Villa Niscemi, tutti i consiglieri, per dialogare con lui e mettere veramente un punto di inizio e uno di fine per capire la sintesi del cimitero dei Rotoli. È vergognoso, e noi siamo qui davanti al cimitero. Ripeto, se non abbiamo interlocuzione con il sindaco, facciamo scendere anche i familiari dei defunti, perché questa storia deve finire il prima possibile, presidente. È vergognoso, è vergognoso. Quindi attendiamo sue notizie, presidente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Sandovalli. Non mi ripeto, diciamo, su quello che ho detto poc'anzi, ma verrà diciamo, come dire, riformulato un invito al sindaco finalizzato ad una presenza in aula sulla tematica cimiteriale. Rispetto alle azioni di cui vi ho informato, delle ordinanze ultime emesse, il Consiglio ritiene di dover ascoltare il sindaco, e questo sarà nella fattispecie un indirizzo che la Presidenza cercherà, insomma, di portare a compimento, fermo restando la disponibilità del sindaco a presenziare. Presidente, dimenticavo un'ultima cosa. E allora, ancora ad oggi il pulmino, il bus, la navetta che dovrebbe trasportare i bambini dal flesso Luigi Rizzo al Marbuglia, ad oggi ancora non c'è. Quindi c'è un'altra cosa che l'amministrazione dimentica e abbandona. Quindi mettiamo veramente... Chiamiamo chi di competenza, sindaco, vice sindaco, assessore Marano, che fra l'altro neanche rispondono ai cellulari, per capire i tempi di risoluzione del problema, e nessuno che risponde. Quindi ad oggi, ripeto, questa amministrazione è un'amministrazione che veramente
sta portando sia le circoscrizioni che la città di Palermo in fondo al baratro, quindi che l'amministrazione si dia una smotta anche per il pulmino. Grazie. Nella giornata di ieri mi corre obbligo informarvi di un ulteriore dialogo intrapreso con l'assessore Marano, che mi informava che tra gli obiettivi generali c'era pure che l'amministrazione ha posto in essere con l'AMAT, c'è pure l'istituzione del bus navetta che approda all'AMAT. Ieri ho avuto modo di dialogare con il presidente dell'AMAT Cimino, che di risposta mi diceva ci stiamo lavorando, quindi auspico che ancora una volta insomma si possa dare una sterzata e imprimere diciamo un'accelerazione ad una situazione che crea disagio a famiglie, a cittadini e al diciamo come dire che, ai giovani che si recano nei pressi scolastici del territorio Arenella, così come in via Ammiraglio Cagni e quant'altro. Ok, se non ci sono altri interventi a riguardo, dichiaro chiusa diciamo la discussione relative alle comunicazioni. Dottoressa Lobocchiaro, abbiamo incardinato la votazione relativa ad un verbale seduta precedente che abbiamo già letto. Se lo sottoponiamo a votazione, previa però verifica degli scrutatori in Cusimano, Puma, Galioto. Galioto, lo vedi? Cusimano, Puma, Galioto. E allora Cusimano è assente. Sì. Galioto presente, Puma presente, sostituiamo Cusimano con Scafidi. Sì. Cusimano presente. Cusimano è presente, dottoressa, è rientrato, però sostituiamo comunque lo scrutatore Cusimano con Scafidi. Una volta che l'abbiamo già, quindi Scafidi, Puma, Galioto. Procediamo, dottoressa. Allora, il verbale che ho letto era quello del 25 agosto. Sì. 2020. Perfetto. E allora si vota per appello nominale. Prego, dottoressa, proceda. Armetta. Ah. Armetta. Favorevole. Scusate, ma non possiamo votare. Presidente, non che cosa si sta votando. Risponda lei, dottoressa, verbale. Le verbale del 25 quello che abbiamo detto lì. Ok, perfetto. Costantino. Costantino assente. Scrutatori, per favore, se collaborate, perché sono col cellulare oggi, ho delle difficoltà anche a rilevare. Gli scrutatori? Assente. Okay, grazie, Scafidi. Cusimano. Astenuto. Galioto. Favorevole. Ventuso. Assente forse? Sì, forse. Assente scrutatori? Scrutatori sono. Assente, okay. Sì. Grazie. Fiore. Favorevole. Megna. Favorevole. Puma. Favorevole. Favorevole. Ok, il consiglio approva a maggioranza. No, non sono 7 favorevoli, dottoressa, c'è un astenuto. Sono presente. Quindi il consiglio approva a maggioranza. L'astenuto è Cusimano, se non vado errato. Sì. Ok, procediamo.
Allora, il pane sera. Perfetto, ne dia lettura. Un attimo, un attimo. Sì. Sento il rumore della mia voce. L'anno 2020, giorno 6 del mese di agosto, alle ore 10.36 in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con determina del sindaco numero 47 del 24/3/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza convenzionalmente nell'aula consiliare civica con sede in via L'Onora Duse 31, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio della Settima Circoscrizione, convocato dal Presidente Giuseppe Fiore con avviso dell'1 luglio 2020 e successiva parziale modifica del 7 luglio 2020 per trattare gli argomenti iscritti all'ODG. Presiede il Presidente Fiore ed assiste alla qualità di segretario Giuseppe Lobocciaro, che su invito del Presidente procede all'appello nominale dei consiglieri. Risultano presenti il Presidente Giuseppe Fiore e i consiglieri Armetta, Galioto, Voltuso, Megna, Puma, Sandoval e Scaffidi, presenti 8. Alle ore 10.37 entra in videoconferenza il consigliere Cusimano. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina con il consenso unanime del Consiglio nella qualità di scrutatori i consiglieri Sandovalli, Puma e Cusimano. Il Presidente Fiore inizia il lavoro d'aula con il punto 1 all'ODG Comunicazione. Riferisce che il giorno successivo sarà presente in videoconferenza il Vice Sindaco, mentre per quanto riguarda l'assessora Marano sarà disponibile a partecipare dopo il 21 agosto corrente anno. L'assessora alle ore 10.39 entra in videoconferenza il vicepresidente Fabio Costantino. Il presidente passa alla trattazione del punto 2 dell'ODG, approvazione verbale sedute precedente. La segretaria procede con la lettura del verbale del 9/8/2019 e al termine della lettura il presidente Fiore sottopone a votazione per appello nominale il suddetto verbale che riporta il seguente esito. Presente 10, favorevole 9, astenuti 1, Megna, contrario nessuno, il consiglio approva a maggioranza. La segretaria procede con la lettura del 28/8/2019. A termine della lettura il Presidente Fiore sostituisce il consigliere Puma con il consigliere Galioto in qualità di scrutatore con il consenso unanime del Consiglio e sottopone a votazione per appello nominale il suddetto verbale che riporta il seguente esito. Presenti 7, favorevoli 6, astenuto 1, Megna, contrario nessuno, il Consiglio approva a maggioranza. La segretaria procede con la lettura del verbale dell'8/10/2019. A termine della lettura il Presidente Fiore sottopone a votazione per appello nominale il suddetto verbale che riporta il seguente esito. Presenti 6, favorevoli 6, astenuti nessuno, contrari nessuno. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. Mentre il Presidente si accinge a proseguire i lavori d'aula con il punto 3 all'ODG, atti ispettivi, interpellanze, interrogazioni e mozioni, il consigliere Cusimano in qualità di scrutatore fa rilevare la mancanza del numero legale. Il Presidente Fiore dispone la verifica con appello nominale, alla fine del quale oltre al Presidente risultano presenti i consiglieri Cusimano e Scaffidi. Pertanto, constatato il non raggiungimento del numero legale, alle ore 11.15 dichiara chiusa la seduta. Ok, Presidente, manca il numero. Ok, dottoressa. E manca il numero. Quanti siamo? Siamo tre. Viene meno la presenza del numero legale. Ok, dottoressa, procediamo a chiamare l'appello. Va bene, va bene. Armetta. Assente. Assente. Costantino. Assente. Cusimano. Assente. Galioto. Presente. Assente. 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 Fiore. Presente. Megna. Assente. Assente. Puma. Assente. Puma. Assente. Assente.
Assente. Scalfire. Presente. Ok, constatato il venir meno del numero legale, la seduta è chiusa. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno.